Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG delle ore 21. Apriamo subito con la commemorazione del 77° anniversario della strage e del riconoscimento delle vittime Marianne Reicher e Erich Tachmann. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti presenziato alle Fosse Ardeatine a Roma nel ricordo delle 335 vittime dell'eccidio nazista. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro e ha visitato il mausoleo dove furono uccise le vittime. Quello delle Fosse Ardeatine è stato uno degli episodi più violenti della resistenza di Roma all'occupazione tedesca proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. Il comando tedesco, per rappresaglia contro un attentato partigiano subito, provocò la morte di 33 soldati. Ordinò la fucilazione di 10 italiani, quindi per ogni tedesco ucciso. Il 24 marzo del 1944 i tedeschi, guidati da Kappler, l'ufficiale delle SS e comandante della polizia tedesca a Roma, trasportarono presso la cava di Tufo, situata tra le catacombe di Domitille e di San Callisto, sempre sulla via Ardeatina, ben 335 fra detenuti politici civili e militari, ebrei o semplici sospetti, e lì li trucidarono. Il massacro fu reso noto solo all'esecuzione avvenuta. Qualche giorno dopo fecero saltare con la dinamite le volte della galleria per ostruire l'accesso alla cava. Dal 1949 un sacrario costruito sul luogo dell'eccidio, meta di continui pellegrinaggi, ne custodisce la memoria. Oggi ricordiamo la strage delle Fosse Ardeatine, simbolo della brutalità dell'occupazione nazista di Roma. Anche quest'anno non potremo riunirci in cerimonie commemorative, ma la giornata di oggi, che segna una pagina dolorosa e drammatica nella storia del nostro paese, impone una riflessione sull'importanza della libertà e della salvaguardia della nostra democrazia. Questi valori devono essere preservati come un bene inestimabile e mai dati per scontato, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Queste le dichiarazioni della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Nella giornata di oggi il Premier Mario Draghi è intervenuto al Senato parlando della campagna vaccinale nel paese. Sentiamo adesso un estratto delle parole proprio del Presidente del Consiglio. Ad un anno di distanza dobbiamo fare tutto il possibile per una piena e rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci. Tre sono già in via di somministrazione. Il quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile. Vorrei che il messaggio di oggi a voi fosse un messaggio di fiducia, un messaggio di fiducia a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane che il governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità e siamo già all'opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, per la ripresa dell'economia. L'accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Nelle prime 3 settimane di marzo la media giornaliera delle somministrazioni è stata quasi di 170.000 dosi al giorno, più del doppio che nei 2 mesi precedenti. Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer. Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni a 500.000 al giorno. Accelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il contagio, per tornare alla normalità e per evitare il sorgere di nuove varianti. Passiamo ora alla situazione del contagio in Italia. Il report del Ministero della Salute in Italia registra nelle ultime 24 ore 21.267 nuovi positivi al test. Ieri erano stati 18.765. Sono invece 460 le vittime in un solo giorno. Ieri erano state 551. I casi totali da inizio pandemia sono 3.440.862. I morti invece salgono a 106.000.
6.339. Ci sono 561.308 attualmente positivi, in aumento di 654 rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 363.767 per un tasso di positività al 5,8%. Per quanto riguarda invece i ricoveri ordinari, questi aumentano di 10 unità, mentre a più 42 le terapie intensive. Diversa invece la situazione in Campania. Il bollettino odierno dei contagi Covid, a cura dell'unità di crisi regionale, registra 2.045 positivi, di cui asintomatici 1.392 e 653 sintomatici, con positivi, sintomatici ed asintomatici che si riferiscono ovviamente solo ai tamponi molecolari. I tamponi molecolari del giorno sono stati 21.120, i tamponi antigenici invece 3.233. I deceduti sono 52, di cui 28 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Si giunge dunque ad un totale deceduti di 5.054. I guariti sono 2.080, per un totale guariti 221.110. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale, come noto i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati invece 179. Per i posti letto di degenza disponibili, sempre 3.160, gli occupati sono 1.587. Passiamo ora alla cronaca. Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri del NAS di Latina, a conclusione di un'articolata indagine denominata Farmaco Viaggiante, hanno dato esecuzione a 18 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di farmaci, destinati a cure particolari come il morbo di Parkinson o l'epilessia. Questi farmaci erano di provenienza illecita, l'accusa dunque di falso, furto e ricettazione. L'attività è stata intensamente coordinata dal procuratore aggiunto, il dottor Carlo La Speranza, e dalla sostituta procuratrice, la dottoressa Dania Monsurro, anche in collaborazione diretta con i referenti della National Crime Agency inglese. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Latina ad opera del dottor Paolo Bortone. Sono stati eseguiti con l'impiego poi di un dispositivo di oltre 100 militari del Comando Carabinieri per la tutela della salute, quelli dell'Arma Territoriale nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze, Milano e La Spezia, oltre il supporto di personale tecnico del ROS. L'indagine ha permesso di disarticolare un sodalizio criminoso con sede a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, delineando i ruoli degli indagati in spendita di ricette mediche false riconducibili a bollettari, oggetti di furto perpetrati dai medesimi sodali, presso strutture sanitarie e studi medici ricadenti nella regione Lazio. Per quanto riguarda invece Toscana e Lombardia, queste regioni acquisivano indebitamente farmaci ad alto costo in farmacie delle suddette regioni, cui appartenevano i ricettari, determinando in alcuni casi l'indisponibilità di tali medicinali. È stato quindi individuato il successivo canale di ricettazione dei farmaci illecitamente ottenuti, che una volta raccolti presso depositi abusivi, localizzati a Sant'Antimo, venivano spediti proprio nel Regno Unito ad uno dei sodalizi, il quale poi li rimetteva nel net legale e nel circuito commerciale europeo. Ritorniamo ora in Campania. Sburocratizzazione e semplificazione sono le parole d'ordine che costruiranno la nuova visione dell'agricoltura in Campania ed è quello che emerge dai lavori della seconda sessione del Comitato per la nuova programmazione agricola, presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo. Ogni anno vengono erogati dalla Regione Campania mediamente 150 milioni di euro alle oltre 56.000 imprese agricole beneficiarie di domanda unica, spiega Caputo. E nel periodo 2021-2027 dovranno essere erogati oltre 1 miliardo di euro di risorse pubbliche del programma di sviluppo rurale. L'assessore Caputo ha apprezzato il lavoro svolto dal Comitato ad un mese dall'insediamento. Sono venute fuori molte buone idee, ha aggiunto Caputo. Tutti i sottogruppi di lavoro hanno proposto delle policy che possono aiutarci a posizionare la nostra regione un passo più avanti sulla frontiera del cambiamento e quindi della sostenibilità.
Nel corso dei lavori, Nicola Caputo ha annunciato poi l'avvio di una consultazione pubblica online sulla PAC, offrendo a tutti ed in particolar modo ai portatori di interesse la possibilità di dare un ulteriore contributo al dibattito. Dobbiamo modernizzare e semplificare la politica agricola e renderla più aderente alle esigenze dell'agricoltura, ha poi concluso Caputo. Ritorniamo sulla cronaca. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Napoli a far luce sul decesso di una donna di 64 anni, avvenuto lo scorso 14 marzo nell'ospedale Monaldi della città. La donna era stata ricoverata a causa di una dissecazione aortica, ma tre giorni dopo il suo arrivo nel nosocomio partenopeo è deceduta. Due sanitari che hanno avuto in cura la donna sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. La donna soffriva da qualche anno di quella patologia e la mattina dello scorso 11 marzo ha cominciato ad avvertire forti dolori all'addome, alla schiena e al torace. In serata, dopo alcuni accertamenti, è stata ricoverata al Monaldi, ma lo stato di salute della donna è andato via via peggiorando fino all'epilogo di domenica 14 marzo, il suo ultimo giorno di vita, quando in una videochiamata con la nuora la 64enne palesava difficoltà nell'esprimersi, uno dei sintomi tipici della dissecazione aortica, e aveva rivelato di avere brividi di freddo e febbre. La donna ha poi perso conoscenza ed è infine deceduta, mentre i sanitari tentavano ogni strada per rianimarla prima dell'arrivo dei suoi parenti in ospedale. La sera stessa i congiunti della 64enne hanno presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Napoli Marianella. Il sostituto procuratore, come atto dovuto, ha aperto poi un fascicolo ipotizzando omicidio colposo e iscritto poi nel registro degli indagati i due medici della cardiochirurgia del Monaldi. L'incarico per l'esame autoptico, che sarà decisivo per capire le cause del decesso e dunque eventuali responsabilità, viene conferito proprio oggi. Nuovo aggiornamento della curva pandemica da coronavirus sul territorio di Caserta, con i dati diramati dall'ASL locale che evidenziano 314 nuovi positivi a fronte di 3.191 tamponi processati, per un tasso di positività del 9,8%. I guariti sono stati 274, 3 invece i deceduti. Nel saldo complessivo si ha un aumento di 37 persone contagiate in provincia. Caserta resta però in vetta per numero di contagiati con 612 casi attivi, seguita da Maddaloni con 526 e Marcianise con 456. Abbiamo anche un report della campagna vaccinale in terra di lavoro. Si giunge ad un totale di prime dosi di 86.282, mentre un totale di seconde dosi pari a 35.844. Gli assistiti ultraottantenni sono stati 26.504, mentre il personale scolastico 26.385 e infine le forze dell'ordine 4.760. Oltre 1.000 utenze ancora attive per la fornitura idrica, ma intestate a defunti o società fallite, hanno provocato una voragine milionaria nelle casse del comune di Aversa, in provincia di Caserta. Così la giunta, presieduta dal sindaco Alfonso Golia, su proposta dell'assessora Francesca Saiocco, ha approvato una delibera che cerca di risolvere il problema almeno per quanto concerne le utenze intestate ai defunti, che sono circa 640, anche se va detto che non tutti gli eredi se ne approfittano. Qualcuno onesto paga infatti regolarmente. Il provvedimento porta avanti l'iter di normalizzazione della banca dati degli utenti del servizio idrico integrato mediante la creazione di un gruppo di lavoro formato da 4 dipendenti comunali, in particolare 2 agenti della Polizia Municipale, un addetto alla localizzazione dei misuratori meccanici riferibili agli utenti per i quali si procede al riallineamento dei dati e infine un addetto all'attività di aggiornamento delle posizioni contrattuali e quindi i contabili degli utenti. Tale task force dovrà essere operativa entro 7 giorni dall'approvazione della delibera e dovrà avvalersi della necessaria collaborazione dell'ufficio anagrafe del comune. Lo scopo è appunto quello di accelerare sulle volture dei contatori idrici intestati quindi ai defunti. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, nella ricorrenza di San Giuseppe e dell'uccisione di
Don Peppe Diana, venerdì scorso, 19 marzo, ha visitato l'area dell'ex Macrico, nel centro della città di Caserta, alle spalle del monumento ai caduti di Corso Trieste, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Si tratta di uno spazio enorme, di circa 33 ettari, attualmente inutilizzato né da parte della Chiesa né da parte della città. Una volta in concessione all'esercito come caserma del settore logistico, da qui l'acronimo Macrico, che significa appunto magazzino centrale ricambi mezzi corazzati. Il Vescovo, come si legge in un comunicato presente sulla pagina Facebook della Diocesi di Caserta, nelle prossime settimane proseguirà il suo lavoro di discernimento in merito proprio all'ex struttura. Passiamo ora al calcio. Nella settimana della sosta per gli impegni delle nazionali, il Napoli pensa anche al mercato. Un occhio attento arriva anche dall'esterno e dagli ex, particolarmente incuriositi sul futuro del progetto partenopeo. A tal proposito si è espresso Santos, agente tra gli altri di Jorginho, che ha parlato in radio. Jorginho, il ritorno a Napoli è una situazione di cui si parla spesso. Lui l'ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c'è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l'allenatore. Tornare a Napoli sarebbe un passo indietro. Ovviamente parliamo di un giocatore della nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un'offerta, la considereremo. Abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici. Sarri? Sappiamo tutti che gli piace Jorginho, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato e quindi quelle economiche. Non so dirvi cosa succederà. Il ginocchio non è un problema grave, deve fare solo un po' di fisioterapia. Era questa la nostra ultima notizia, io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.